Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, questo video è veramente, veramente interessantissimo perché ci sono delle novità che potrebbero farci capire quello che subirà la mappa di Fortnite nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Dovete sapere ragazzi che oramai, ma probabilmente lo saprete di già, c'è qualcosa di connesso tra la crepa nel cielo e le teste, gli idoli, chiamiamoli, no, le teste di Mii, le teste, quelle che ci sono di pietra dentro la mappa di Fortnite. Diciamo che gli idoli dell'isola di Pasqua, come ci piace chiamarli a noi, non sono stati messi lì a caso. Tutti guardano esattamente un punto centrale e ben preciso nella mappa, ragazzi, e si è visto che questo punto rimane perpendicolarmente sopra la crepa. Stiamo parlando di Borgo Bislacco, ragazzi. Ci sarà qualcosa che non sappiamo quando a Borgo Bislacco. E vi dico, ragazzi, che succederà qualcosa prestissimo perché le sfide della settimana 6, che andremo a vedere tra pochi minuti, vedrete, ragazzi. Ma prima di parlarvi delle sfide della week 6, ragazzi, l'avete visto nel titolo, sta arrivando l'inverno su Fortnite. Sì ragazzi, con 3 mesi di anticipo, bypassando direttamente la fine estate e tutto l'autunno, sono quasi sicuro che prestissimo arriveranno delle robe inerenti l'inverno. Oh, c'è un'immagine da farvi vedere. Oh ragazzi miei, ding 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 ding, son Babbo Natale. Adesso vedrete ragazzi, voglio farvi vedere quello che mi ha mandato il Fabione su Instagram, mi hanno mandato anche i ragazzi del team su Telegram. Pronti? 3, 2, 1, ambalabui! Dai, Xuder! Va dai, va sempre questi... Mica, sei un brodo, Xuder. Sì. Ragazzi, questi sono dei codici che sono veramente Rargrelgal, che vuol dire Zundrada, in poche parole. Sono dei codici... No, dei codici. Sono delle variabili trovate nella nuova patch 5.3. Non sappiamo se verranno introdotte nella patch 5.3, sappiamo che ci sono e che ragazzi parlano veramente da sole. Allora, sono praticamente, aspetta che mi allargo la del grill, che sarebbe la webcam, ecco, così posso muovermi così con la mano. Lobby Hill Wasset, quindi Lobby Hill dovrebbe voler dire schermata della lobby. E ragazzi, se ci fate caso, perché poi c'è Lobby Ice 2, vabbè, già lì ragazzi, Ice vuol dire ghiaccio, quindi potrebbero anche essere due le lobby. Se ci fate caso, attualmente la lobby è dedicata alla parte di... tu non ti muovere, è dedicata alla parte desertica della mappa, quella che ha stravolto praticamente la grafica della mappa di Fortnite con l'inizio della season 5, che ovviamente tutti si aspettavano. Ma potrebbe modificarsi la lobby, raga, potrebbe non essere più quella del deserto, quindi Lobby Hill e Lobby Heist 2 potrebbero essere le due schermate della lobby relative alla neve. Perché ragazzi, vorrei farvi vedere subito l'immagine, ve la faccio vedere dopo, perché ragazzi, lo sappiamo, si parla di neve. Non sappiamo se la neve sia connessa alla crepa, potrebbe anche non essere connessa alla crepa, potrebbe essere semplicemente un'ulteriore modifica che verrà implementata, anche perché hill vuol dire collina. Cosa c'è sulla collina di Fortnite? Non dico le collinette, quelle cacchine, quelle serie, bravi,
c'è l'accampamento dei vichinghi. E se ci fate caso, all'accampamento dei vichinghi qualche fiocchettino di neve, diciamo che un pochettino l'abbiamo visto un po' tutti, ragazzi. Se andiamo sotto vediamo Candy Cane, Christmas Tree, Christmas Tree, albero di Natale, Light, Ornament, Star e Tinsel. Tinsel non so cosa voglia dire, ma gli altri tre sono proprio alberi di Natale. Vuoi dire che rimettono gli alberi di Natale come avevano fatto nella Season 2? Ti ricordi che bisognava andare sotto gli alberi di Natale per fare la missione? Mi sembra di ricordare robe del genere. Se scendiamo sotto, ragazzi, Ice Cube, cubo di ghiaccio. Poi c'è Present, che sono i regali, intesi intendo però come i regali di Natale, non i regali quelli che tutti ci stiamo aspettando. Snow Blob, quindi un campo di energia di neve, se volessimo vederlo tradotto in italiano. Smoke, scimmie, non è una scimmia che fuma, è che non so come si pronuncia, scimmie, non so cosa voglia dire. Snow Icicle, quindi vortice di neve forse. Tree Pine, 1, 2 e 3. Winter vuol dire inverno, ragazzi. Tree Pine sono gli alberi pini invernali, ragazzi. Io non voglio tenervi più con questi codici, ragazzi. Siete pronti? Mi tengo, ragazzi. Mi tengo. Tenetevi e scrivetemi qua subito su che cosa vi state tenendo. Lo devo sapere. Ho bisogno di saperlo. Guardate qua. 3, 2, 1... Quasi. Asgranda! Guarda, prot, questo non è fatto con Photoshop, raga. Questa è un'immagine presa dentro i sorgenti di Fortnite. Tada, ragazzi, abbiamo la prova che la neve andrà a ricoprire una grandissima parte della mappa, ragazzi. Tutta la parte di sinistra della mappa, guardandola diciamo per dritto, ecco come quando la apriamo, sarà completamente innevata e probabilmente, guardate sopra le nuvole, sarà anche coperta dal cielo che continuerà a far nevicare. Se notiamo e se guardiamo, ragazzi, cioè si estende fino a Montagnole Maledette la neve, ragazzi, completamente prese le spiagge snob, probabilmente anche tutta la parte prima, quella più in basso, diciamo qua sotto, ecco per intenderci, tutta bianca e innevata. Insomma, ragazzi, una roba veramente allucinante. Non vediamo l'ora davvero, ragazzi, di vedere questa neve su Fortnite. Lo sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata, ma non vediamo neanche l'ora di vedere che cosa succederà alle ore 16 il 21 agosto, giorno in cui ci sarà un evento che nessuno ancora conosce, ma che sappiamo per certo essere relativo alla crepa nel cielo. Avevamo visto alcuni file relativi all'evento che parlavano di appunto quello lì, Skycrack, ma non mi ricordo come si chiamava, cioè lasciava intendere che si parlava di crepa. Io non voglio allungarmi ancora, ragazzi, le missioni nuove le vediamo nel prossimo video. Oggi direi che vi ho fatto vedere abbastanza, rigodiamoci ancora di brutto questa bellissima immagine che è stata recuperata. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, ve lo ricordo, mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto. Soprattutto, ragazzi, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram, seguitemi su Instagram se vi interessa vedere lo Xuder al di fuori dei videogiochi di Fortnite, diciamo la vita privata dello zio Xuder. Andate a dare un'occhiata anche a Instagram, Xuder, YouTube, trovate il link in descrizione, lasciate un bel like, iscrivetevi intanto al canale, noi ci vediamo in live, ciao!